Ritorno del narcisista. Parliamo del ritorno del narcisista. A volte ritornano, a volte ritornano e a volte non ritornano. Ovviamente questo dipende un pochettino. Alle volte sono come dei fantasmi che si manifestano e quindi dobbiamo tenere presente che i narcisisti comunque non fanno mai niente per niente. Quindi questo è un punto molto importante da prendere in considerazione, no? E se in qualche modo te lo possono buttare in quel posto, te lo buttano tranquillamente a sangue freddo. E quindi il narcisista ogni tanto fa delle resurrezioni dal passato, no? Salutiamo anche Chris. Quindi i narcisisti fanno delle resurrezioni dal passato, sono come Gesù che si rimanifestano e a volte ritornano. Ovviamente non è che sono soltanto i narcisisti che ritornano, ovviamente, perché questo vale anche per altre relazioni, anche per altre persone. Ci sono altre persone che tornano diciamo, e non sono narcisisti, quindi questo è un punto da tenere in considerazione, no? Non è soltanto il narcisista che ritorna, ovviamente. E quindi come agire? Intanto tornano sempre o no? Molte persone, molti di voi avranno familiarità con la resurrezione del passato del narcisista. Cioè sarà capitato a tanti di voi che ci possa essere stato un ritorno del narcisista. Immagino che tante persone abbiano vissuto questa fase di ritorno del narcisista o di ritorno, diciamo, dal passato di altre persone, no? Quindi una persona del passato, che potrebbe essere un ex fidanzato, un ex, diciamo, situazione, o un ex narcisista che in qualche modo è tornato. Dobbiamo tenere presente che quando una relazione finisce o quando una persona si allontana e ricompare dopo un'assenza prolungata, è probabile che sia un narcisista, non è certo. Quindi una delle indicazioni che ha a che fare con un narcisista è proprio che ritorna. Quindi diffidate quando una persona vi lascia e poi torna. Perché, diciamo, perché se una persona non è narcisista e ti lascia, normalmente non torna. Cioè, sono rarissimi i casi in cui, paradossalmente, quando voi parlate, voglio conquistare l'ex, rischiate, certo si può riconquistare l'ex, ma quando torna spontaneamente, spontaneamente, è probabile che sia proprio un narcisista. Perché quando c'è una relazione, tra virgolette, con una persona empatica, eccetera, che decide di lasciarti, beh, difficilmente torna. E sono i narcisisti, gli psicopatici, gli psicolabili che tornano. Oppure anche le persone opportuniste, quelle che, come dire, tornano e poi se ne rivanno magari. Tornano perché non hanno dove svuotare le palline da tennis e allora ti vedono come una svuota palline da tennis. Questo è un punto fondamentale, no? Dobbiamo tenere presente questo. È importante comprendere che le resurrezioni dal passato, diciamo, sono spesso messe in atto dai narcisisti. E ovviamente avere a che fare con un narcisista che torna, diciamo, ti condiziona nelle dinamiche relazionali normali, no? Perché rischi di perdere tempo, ovviamente. Una persona che riappare durante un lungo periodo di assenza non è detto che sia sempre un narcisista, non dico questo. Tuttavia, quando una persona torna nella nostra vita dopo anche anni di assenza o dopo mesi di assenza, si deve necessariamente prestare attenzione ai suoi comportamenti, perché A, c'è il rischio che possa essere un narcisista, B, c'è il rischio che possa essere magari semplicemente uno opportunista che
non avendo dove sbatterlo dentro e magari non volendo spendere soldi in una escort, perché magari trova anche la fessa che, come dire, gli prepara pure, che ne so, un piatto di spaghetti o una minestra, no? Per cui trova quella che lo invita a casa, gli offre la cena, si fa trombare, si fa la doccia gratis e se ne ritorna a casa. Quindi se ne ritorna mangiato, bevuto, lavato e scopato. Pensate un po', viene da voi, se ne ritorna a casa, mangiato, bevuto, lavato e scopato. Per cui, come dire, hai risparmiato la corrente elettrica, hai risparmiato l'acqua, hai magnato, ha trombato, e meglio di così, insomma, non diciamo... Ma di fatto questa è la vera motivazione, no? E, diciamo che ci sono situazioni, no? Ci sono situazioni di questo genere. Ovviamente questo devi quindi prestare molta attenzione ai comportamenti. Per cui quando una persona ritorna, non è che tu devi subito accoglierlo, quindi questo è il primo suggerimento, che sia narcisista, che non sia narcisista, tu non devi assolutamente, assolutamente accettare un ritorno, potremmo dire, pro bono. Cioè, in qualunque caso, quando c'è un ritorno, anche se ti piace, anche se non vedevi l'ora che ritornasse, devi mettere dei vincoli altissimi, per cui altrimenti veramente il rischio è semplicemente che trovi un opportunista che viene semplicemente a svuotarsi le palline da tennis e, come dicevo, mangia, beve, tromba e se ne va, e si lava e se ne va. Quindi devi mettere assolutamente dei vincoli. Tra l'altro uno è, diciamo... Uno degli indicatori, oh, un saluto a Miriam, uno degli indicatori chiave, diciamo, che uno degli indicatori chiave che ha a che fare con un narcisista è l'assenza di empatia emotiva e di tratti empatici, no? Quindi tieni presente che il narcisista non si fa problemi, oh, un saluto a Betty Kotic, il narcisista non si fa problemi a, diciamo, tornare in qualunque momento fottendosene, no? La cosa bella del narcisista, si chiama cucù del narcisista, è che può tornare anche dopo anni talvolta, e se tu lo accogli, veramente viene a casa, mangia, beve, tromba, si lava, se ne va e poi non si fa più vedere per un altro po'. Quindi questo è un altro punto fondamentale. Di solito... Ovviamente, oh, ringraziamo Miriam, grazie Miriam. Di solito il narcisista agisce in questo modo. Quindi, e questo è un punto fondamentale, no? Ci sono, tra l'altro, un'altra delle indicazioni che ha a che fare con un narcisista è se durante la relazione non risponde ai messaggi. O no, cioè può succedere che uno una volta si è impegnato e non ti risponde un messaggio WhatsApp, ma se uno sistematicamente, perché il narcisista utilizza questa caratteristica, no? Ti vuole tenere in tensione, se tende a sparire, diciamo, e non ti risponde i messaggi, magari ti risponde un giorno, due, tre dopo, beh, è probabile che ci sia sotto qualcosa. Quindi delle indicazioni che devi tenere presente sono: il fatto che, diciamo, si rimanifesti, come si comporta, si ritorna e cosa fa, non ti risponde ai messaggi, magari passa tanto tempo prima di risponderti ai messaggi, ma questo vale anche non soltanto per i narcisisti, anche per, diciamo, anche altre persone. Tieni presente che quando gli ex, diciamo così, sono persone tra virgolette normali o comunque persone empatiche, vanno avanti, è difficile che riprendano il contatto con te, possono farlo in alcuni casi se metti elaboro delle strategie. Infatti io ho un canale che si chiama Riconquista l'Ex con Massimo Tramasco, dove
Chi fosse interessato si può iscrivere ovviamente gratuitamente anche a quello, Riconquistare l'ex con Massimo Taramasco. Ma se tu non fai nulla e quello torna di testa sua, c'è sempre qualcosa sotto. Ricordati che le persone che se ne vanno senza un apparente motivo e tornano senza un apparente motivo, in realtà il motivo c'è ed è un motivo totalmente egoistico, totalmente egoistico. Intanto ti spiego queste considerazioni. Beh, certo, ci sono poi le Gomiran, persone anche online si possono fare incontri strani. Ci sono persone, quando una persona torna nella tua vita come se niente fosse, dimostra un'arroganza e dimostra la certezza che tu sei una sottona o un sottò, un cavalier servente, che sei comunque succube. Una persona che si rimanifesta d'emblée ha un po' queste caratteristiche. Una persona che torna facendo osservazioni, magari se n'è andato lui, magari se n'è andato lui, facciamo un esempio, e poi torna dicendo delle frasi: non avrei mai dovuto lasciarti andare, sei sempre stata l'unica per me, non ho mai smesso di amarti. Si capisce che è uno che ti vuole prendere per il culo. Si capisce che è uno che ti vuole prendere per il culo. Perché se n'è andato lui e ti dice: non avrei mai dovuto lasciarti andare, come se te ne fossi andata tu, cioè stravolge la realtà. Oppure frasi di questo genere, no? Poi ci sono quelli che ti contattano nonostante abbiano ripreso una nuova relazione. Cioè, questi qua, e molti narcisisti lo fanno, hanno intrapreso magari una nuova relazione, perché quando il narcisista ritorna, difficilmente, cioè, le motivazioni per cui torna un narcisista non sono che si vuole rimettere con te. È molto più probabile. Qual è il motivo per cui un narcisista torna? È che ti vuole utilizzare come antagonista per un'altra persona. Questa è la motivazione. Cioè, quando io dico il narcisista torna e torna sempre, è vero, i narcisisti tornano sempre, ma non è che torna narcisisti o anche manipolatori, insomma, persone di questo genere. Tanto, come dico sempre, non è che faremo, diciamo, che avremo la possibilità di fare una diagnosi. I narcisisti, cioè i pazzi, fondamentalmente non si fanno diagnosticare la pazzia, perché loro la vera, come possiamo dire, caratteristica dei pazzi è che si credono di essere normali, no? Quindi non si faranno mai diagnosticare o il narcisismo o la psicopatia, la psicopatologia, perché pensano di essere normali, quindi non andranno mai da uno psichiatra a farsi fare una diagnosi, e questo è un punto fondamentale, no? Quindi tu ti puoi basare ovviamente sui tuoi comportamenti, questo è un punto fondamentale. E quando un narcisista torna, lo fa essenzialmente per quale motivo? Lo fa essenzialmente perché, non perché è innamorato di te, salutiamo anche Samantha. Non perché sei innamorato di te, non perché hai capito di aver sbagliato, ma semplicemente è molto probabile, salutiamo anche tu, che ti voglio utilizzare come antagonista nelle triangolazioni, perché i narcisisti sono specialisti nelle triangolazioni, non nel triangolare, di mettere una persona contro l'altra armata. E quindi, nel momento in cui torna da te, è perché tu li servi in qualche modo. Ripeto, o li servi come svuotapalline, ma chi, se li servi come svuotapalline, parlando di donne, però vale viceversa anche di uomini, no? Magari per la solitudine, eccetera, il problema di fondo è che lo fanno fondamentalmente i libertini, o lo fanno le persone opportuniste, le persone che non gliene frega niente e che, diciamo, preferiscono avere una scopata gratis che pagarsi una escort, fondamentalmente, perché uno dice: vabbè, ma se uno vuole solo trombarsi una volta, perché non vai al coso? Ricordo, adesso faccio un piccolo inciso sui seminari sul canale Massimo Taramasco.
li faccio 2 volte alla settimana, quindi al mese 8 volte. Quindi avrete la possibilità, cioè non è sempre lo stesso seminario, è un prosieguo ovviamente, no? Cioè ogni seminario è diverso dall'altro, però ne faccio 2 alla settimana, quindi normalmente lunedì e giovedì alle 18:45, quindi 2 volte alla settimana, se fai un mese, te ne puoi vedere 8, insomma. Questo è, se poi rinnovi l'abbonamento, sono 8 al mese, insomma, fondamentalmente. Quindi chi volesse partecipare ai miei seminari, rimangono un mese, per un mese li puoi vedere. Insomma, poi, ovviamente sono visibili soltanto mantenendo l'abbonamento, ovviamente. Soltanto mantenendo l'abbonamento sono visibili. Cioè, in pratica come funzionano i seminari sul canale Massimo Teramasco? Ti abboni, abbonamento base che costa 9 euro e sono lezioni che sono lunedì e giovedì. Questa settimana le farò martedì e venerdì, diciamo, proprio, beh, martedì l'ho fatto, lo farò venerdì, che non riesca a farlo lunedì e giovedì, ma normalmente sono lunedì e giovedì e quindi potete iscrivervi e vederli, insomma, nella community, sono visibili soltanto agli abbonati, quindi avete possibilità, insomma. Tanto costano meno di un abbonamento Netflix e magari l'abbonamento Netflix non vi darà le stesse cose che vi danno le mie lezioni. Comunque, vedete voi, insomma, potete. Il canale Massimo Teramasco. E i temi sono tantissimi, devi seguire. Adesso li faccio su come leggere le emozioni in questo periodo, su come leggere le emozioni nelle persone e tirare fuori la parte emotiva. Il mind hacking, ma comunque che cambiano PNL, emozioni, seduzione, insomma, ma fatti in modo sistematico e approfondito. Bene, comunque, prova un mese, tanto non è che spendi 9 euro, provi un mese, se ti piace continui, se non ti piace non continui, cioè non è che la cosa migliore è, diciamo, è provare. Questi sono sulla PNL, il mentalismo deriva dalla PNL, PNL, Milton Model, in realtà quasi tutto quello che faccio deriva un po' dalla PNL, ma basta provare per un mese e vedere, insomma. Comunque andiamo avanti, ripartiamo, se no stiamo perdendo tempo su questo. Allora, quindi bisogna fare attenzione, diciamo, tra l'altro che quando ci sono persone che ricompaiono. E quando ricompaiono lo fanno perché hanno bisogno. Quindi tieni presente questo: o ti vogliono trombare e svuotare la pallina da tennis, cosa che probabilmente fanno i libertini, oppure lo fanno diciamo, i narcisisti per triangolarti. E, tra l'altro, si deve prestare anche attenzione alle spiegazioni che ti fornirà la persona del perché è tornata. Questo è un punto importante perché spesso danno spiegazioni vaghe e quindi la vaghezza, che come spiego io, ad esempio attraverso il Milton Model, è una forma di manipolazione, spesso usata dai manipolatori per preservare a una mancanza di responsabilità e quindi per affermare il controllo. Quindi le persone che sono, diciamo, le persone che utilizzano queste strategie, che poi spiego anch'io, ad esempio nei seminari che faccio, sono comunque, non dico manipolative, ma sono comunque delle strategie che utilizzano per metterti in crisi, innescando meccanismi fortemente proiettivi. Quindi, perché quindi il narcisista fa questo? Il motivo non te lo devi chiedere. Tutte le persone, diciamo, con le quali il narcisista interagisce sono considerati semplicemente degli oggetti che servono per rifornire il narcisista energeticamente. E noi non dobbiamo credere assolutamente al fatto, a quello che ci dice il narcisista. Non dobbiamo assolutamente credere. Questo è un punto fondamentale che dico anche Antonella. È vietato credere. E tra l'altro, se una persona la conferma o comunque il forte sospetto che si tratti veramente di un narcisista, assolutamente deve evitare di accettare il ritorno. E il miglior modo è mettere dei vincoli altissimi. Vuoi capire se è un narcisista o vuoi capire se una persona è veramente innamorata? Torna, metti dei vincoli altissimi. Vuoi vedermi? Vieni sull'Everest. Salutiamo Francesca e Jennifer.
Il narcisista, diciamo, non ti considera che un carburante, diciamo così. E per la maggior parte dei narcisisti questo avviene tutto inconsapevolmente. Il narcisista crede di avere ogni diritto sulle persone, crede che il suo diritto, cioè sia indipendentemente dal tempo. Lui potrebbe tornare anche dopo 10 anni, come se niente fosse. Cioè, narcisisti che tornano dopo 10 anni si rimanifestano come se vi foste visti il giorno prima, fondamentalmente. E questo è un punto da tenere presente, no? Quindi è un punto molto importante da prendere in considerazione. I narcisisti utilizzano poi una sorta di sesto senso per cui non tornano mai, diciamo, come dire, hanno una sorta di sesto senso, questo dobbiamo dirlo, per cui è come se percepissero un tuo momento di bisogno, perché qual è la vera capacità che dobbiamo dire del narcisista? Per cui i narcisisti, tra virgolette, sono da studiare. Infatti, nella seduzione io studio le strategie che utilizzano i narcisisti, perché alcune sono utili, veramente. Sono utili perché i narcisisti hanno proprio questa capacità di cogliere i bisogni delle persone. E ovviamente dobbiamo tenere presente questo fatto, che è ovvio che se uno è bisognoso è molto più vulnerabile. Cioè, se io ho sete, per fare un esempio, sarò molto più sensibile a chi mi può offrire acqua o a chi mi fa intendere che potrebbe darmi acqua, ma dopo magari non mi dà acqua, anzi mi fa venire ancora più sete. Però hanno questa capacità, no? E hanno, e quindi sono da. C'è da imparare, insomma, dai narcisisti per quanto riguarda la seduzione. Ovviamente, facciamo un esempio in cui tu sei la ex di un narcisista ed eri la sua fonte di approvvigionamento primaria e lui si è disimpegnato da te. Se lui si è disimpegnato da te e tu eri la fonte di approvvigionamento primaria, non c'è altro motivo che ha scelto un'altra persona, che ha preso il tuo posto ed è diventata la fonte di approvvigionamento primaria, ma il narcisista non è che fa qualcosa, diciamo, e si accontenta, dice ho cambiato. No, adesso tu dovrai rientrare dopo un po' come fonte di approvvigionamento secondaria, perché i narcisisti hanno almeno tre fonti di approvvigionamento, hanno la fonte di approvvigionamento primaria, la fonte di approvvigionamento secondaria e la fonte di approvvigionamento terziaria. Perché quando parliamo di triangolo del narcisista, lui utilizza, in realtà dovremmo parlare di quadrato del narcisista, perché con te compresa, cioè no, perché lui compreso siete in quattro, diciamo, no? E le altre persone normalmente sono in tre. Quindi lui genera un triangolo. Quindi c'è la fonte di approvvigionamento primaria, secondaria e terziaria. E ovviamente quando tu vieni scartata, ovviamente è la fonte di approvvigionamento primaria che viene scartata e poi ti fa rientrare come secondaria, diciamo così, no? E quindi è difficile che il narcisista, quando ritorna, ti dà la dignità, diciamo, di essere la prima. No, dovrai sudare le 7 camicie. Il problema qual è? Che tu non sai tutta questa macchinazione che c'è dietro. Per cui, salutiamo Crazy. Per cui, diciamo, per cui questo è un punto fondamentale. Poi, le motivazioni possono essere edonistiche, certo, come dicevo, c'è Crazy che ci dice questo, ma non sono soltanto i narcisisti che fanno quelli, sono semplicemente anche le persone libertine. Ma le persone libertine hanno caratteristiche diverse, cioè una persona libertina che lo fa solo a scopi edonistici, diciamo, non ha bisogno fondamentalmente di trovarsi una relazione stabile. Di solito il libertino non ha una relazione stabile con qualcuno e altre di secondo fondo. Il libertino è libertino, no? Non disdegna anche di dire di essere libertino, proprio non vuole impegni, che è una cosa diversa. Poi spesso il problema è, bravo Crezzi, spesso il problema qual è? Non è tanto
avere a che fare con un libertino, ma è innamorarsi del libertino. Perché diciamoci la verità, salutiamo anche Betty Cottage, il libertino è fondamentalmente, a differenza del narcisista, non ha la tendenza a barare. Il libertino ti dice tranquillamente: io non voglio impegni, voglio una relazione, una tromba amicizia, una relazione senza impegni. Se tu poi invece ti fai dei film che pensi che, ah, ma io lo farò innamorare, il mio amore lo farà innamorare, il mio amore lo farà innamorare, allora un saluto a Patrizia Perotti, allora sono cazzi tuoi. Bene, benvenuto anche a Crazy. Questo è un punto fondamentale, no? La differenza tra il libertino e il narcisista è quello che il narcisista, ti utilizza per scopi suoi e ha bisogno anche di, avere, una servitù fondamentalmente, mentre il libertino non ha questa necessità, cioè il libertino non ti illude, il narcisista sarebbe pronto in alcuni casi anche a dirti che lascerà la moglie, a dirti che lascerà, diciamo, che vorrà lasciare, che ti sposerà, insomma, è un qualcosa di completamente negativo, è un qualcosa di completamente diverso, no? Il narcisista cerca di affermare il controllo su di te e inizierà sempre un ciclo di interazioni, diciamo, un ciclo di interazioni che diciamo porteranno sempre però a trovare una fonte di approvvigionamento primaria, che potremmo dire è la gallina dalle uova d'oro, no? Per il narcisista la fonte di approvvigionamento primaria. Mentre i libertini tutto sommato non hanno la necessità, non ti dicono, non ti promettono il matrimonio, non cercano di tenerti. Il libertino è un seduttore, come poteva essere il Casanova, ad esempio. Ci sono diversi tipi di libertini. Poi c'è il libertino alla Casanova che, vive anche una relazione sentimentale affettiva e ha una relazione alla volta, poi chiude la relazione, diciamo, il libertino alla Casanova, che non è narcisista, è libertino. E poi c'è il libertino invece, e poi c'è il libertino Don Giovanni. Il Don Giovanni, ricordiamo che è una finzione scenica, però il Don Giovanni è un libertino che se le fa tutte, si fa le sciampiste, le servette, insomma, il Don Giovanni è un tritacarne, più che un basta che respiri, se la fa, insomma. Mentre il Casanova cercava donne di valore, cercava donne di qualità, cercava nobili donne, donne che per l'epoca erano donne di qualità. Ma il Casanova invece si faceva la servetta, si faceva la cameriera, si faceva, insomma, la sciacquetta, quella che ci stava. E se le faceva tutte fondamentalmente. Quindi il Casanova nella finzione scenica ha avuto molte più donne di il Don Giovanni, molte più donne del Casanova. Il Casanova poi alla fine è uno che mi sembra abbia sedotto 134 donne forse, che di fatto non sono tante, insomma, tenendo presente in una onorata, come dire, carriera di libertino, insomma, 134 donne non sono tante. Ma il Casanova dedicava del tempo, aveva un'esigenza probabilmente egocentrica, sicuramente, ma proprio di piacere, insomma. Ma è completamente diverso dal narcisista. Il narcisista invece ha proprio l'elemento caratteristico del narcisista, l'elemento caratteristico del narcisista è la fonte di approvvigionamento primaria. Quindi il narcisista ti si appiccica come una cozza, si appiccica, cerca di volerti manipolare, vuole entrare in relazione profonda, cosa che il libertino non fa, ma entra in relazione profonda nel senso che usa strumenti come il senso di colpa, il ricatto. Il libertino, ecco, non confondere, non dico che il libertino sia peggio o sia meglio, sono completamente diversi, però il libertino va bene per una storia edonistica, quindi sesso fine a se stesso. Che poi può comprendere anche a tempo determinato un'affettività, ma a tempo determinato, e poi cambia, poi magari può tornare, ma libertino torna sempre per lo stesso motivo, insomma. Il problema del libertino non è tanto del libertino, ma delle
fessacchiotte, utilizzo questo termine, che sperano che il libertino per loro possa diventare fedele. E questa è la caratteristica sbagliata delle donne che credono, o degli uomini che credono, che si possa cambiare un altro. Cioè, prendono un uomo che ha 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle e sperano di convertirlo in uomo fedele. Non succederà mai. Ma non è il problema del libertino, è il problema tuo, che proietti, che pensi che il libertino possa cambiare. Ma lui non te l'ha mai detto, anzi ti ha detto: guarda che a me non mi frega niente di avere una relazione stabile con te, di che tu diventi mia moglie, eccetera. Questo ovviamente non capita. Oppure un libertino, ecco, la persona sposata, diciamo... La persona sposata ha caratteristiche diverse. Una persona sposata, impegnata e vuole tradire, diciamo, allora questo tradimento verso il coniuge lo fa, diciamo, cercando di intortare l'altra persona, dicendo: lascerò mio marito, lascerò mia moglie, ma poi di fatto non la lascerà mai. Questo è ancora una caratteristica diversa, insomma. Beh, il libertino, se vuoi frequentarlo, può essere solo se anche tu sei libertina, oppure se ti vuoi passare, diciamo, una serata piacevole senza impegno. Ecco, diciamo così, che il libertino va benissimo per passarsi delle serate piacevoli senza impegno. Quindi questo è un punto fondamentale. Detto questo, dobbiamo tenere presente che il narcisista come cercherà di recuperarti? Il narcisista cercherà di contattarti spesso attraverso i social media e viene a cercarti, ti manda dei messaggi, inizia normalmente con quello che viene chiamato orbiting, cioè manda dei messaggi per capire se c'è ancora, che potenziale ha, perché i primi messaggi del narcisista sono, diciamo, per capire se, come dire, se tu sei disponibile, se non sei disponibile. Tra l'altro, avendo già sedotto una fonte di approvvigionamento secondaria o probabilmente anche una fonte di approvvigionamento terziaria, lui gioca tranquillo, no? Perché il narcisista teme di più la solitudine, il narcisista non riesce a stare da solo e quindi teme tantissimo la solitudine, teme tantissimo la solitudine. Questo è un punto fondamentale e quindi devi tenere presente che quando se ne va al 1000 per 1000 ha un'altra donna. Il libertino quando è che potrebbe andarsene invece? Se tu gli hai rotti i maroni, no? Ad esempio, se tu vai da un libertino e gli dici: ah, mi voglio sposare, mi voglio fidanzare, cosa che lui non ti ha mai promesso, non ti ha mai detto niente, e quello è ovvio che se ne va, no? Ma è un qualcosa di completamente diverso. Ovviamente ci sono casi in cui magari i narcisisti tornano se hanno dei problemi. È un'altra motivazione per cui il narcisista potrebbe tornare: se ha dei problemi economici e pensa che tu potresti aiutarlo, se ha dei problemi di salute e pensa che tu potresti aiutarlo, insomma, questa è un'altra motivazione. Comunque, diciamo, il narcisista è sempre in grado di sostituirti con altre fonti di approvvigionamento, secondarie o terziarie, e quando se ne va è perché tu non sei più la primaria, fondamentalmente. Questi sono alcuni dei motivi per cui il narcisista se ne va e alcuni dei motivi per cui il narcisista ritorna. Ma la cosa di fondo è che non va mai accettato un ritorno. Non va mai accettato un ritorno. I narcisisti non è che sono manipolatori, tanto per completare, i narcisisti utilizzano tecniche di seduzione. La tecnica di seduzione, nella seduzione, si fanno vedere una realtà. Ora, dobbiamo distinguere, perché qua poi si fa casino. Allora, uno che ti manipola è uno che ti vuole fare delle cose che tu normalmente non faresti. Uno che ti seduce crea una realtà diversa, ma fa parte della seduzione questo. È quello che fa il pavone. Il pavone che tira fuori sta coda enorme, non è mica grosso così, è la coda, è una cosa farlocca.
Il libertino usa tutte le strategie di seduzione, potrebbe farti credere di essere ricco, potrebbe noleggiarsi, diciamo così, per 5 minuti una Ferrari, arriva lì con la Ferrari, oh, saluta Giorgio Camelia, Bemus Giorgio Cameli, arriva lì con la Ferrari 2 minuti, ti fa vedere che è la Ferrari e poi la ridà subito indietro, no? Per dire. Oppure. La tecnica che suggerisco io è quella di darti appuntamento nel Grand Hotel, nell'hotel più bello della tua città, perché poi magari lui conosce il portiere lì dell'hotel e ti fa credere che vive nella suite lì, mentre invece nella suite non ci vive proprio. Non è un raggiro, metti in atto una strategia di seduzione, non è un raggiro, è una strategia di seduzione, ma d'altra parte le fesse che vanno con un uomo perché pensano che abbia la Ferrari, se lo meritano, secondo me, di essere, tra virgolette, raggirate, no? Perché se lo meritano? Se una va con uno perché crede che quello lì abbia la Ferrari e non fa neanche un minimo accertamento, è una fessacchiotta. Ma questo fa parte perché spesso poi magari, anziché avere tanti soldi, c'ha tanti debiti, ma qualcosa di tanto c'ha. Ma è lo stesso discorso delle donne, no? Le gold digger, ad esempio, le donne che vanno alla ricerca degli uomini, esatto, che vanno alla ricerca degli uomini ricchi, e quelle, cioè, come dire, sì, ti fa vedere l'oro di Nizza fondamentalmente il libertino, ma fa bene, ma fa bene. Il libertino spesso ha soldi pochi e debiti tanti, è una strategia, ma non è una strategia manipolativa. È come dire, è una strategia di seduzione che aggancia però le mignotte fondamentalmente. Perché se una non è intrinsecamente, non dico mignotta, ma arrampicatrice sociale, non va alla ricerca di quello. Il libertino ti può far intendere che ha la casa a Monte Carlo, però invece di essere Monte Carlo in Francia, sarà Monte Carlo di Pizzo Calabro o di che ne so, sarà il c'è un altro Monte, cioè io ho la casa Monte Carlo e tu pensi che c'è la casa Monte Carlo Principato di Monaco, invece c'è la casa Monte Carlo che è il monte della Calabria, faccio un esempio, provincia di Potenza, per fare un esempio, ti racconta quella, no? E questo è il punto fondamentale, no? Quindi il libertino si inventa tutte queste storie vicino a acque terremotate, esatto. E questo fa bene, insomma, se uno resta, come dire, resta bindolato dall'ora di Nizza, cazzi suoi fondamentalmente, no? Queste sono le differenze fondamentali tra i libertini e i narcisisti.